Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca sostituiva provette di sangue con tracce di droga con altre provette di sangue pulito in cambio di somme di denaro. Protagonista un infermiere all'ospedale di Giulianova, indagato dagli agenti della Polstrada con le accuse di corruzione, favoreggiamento e falso ideologico. Indagato insieme all'infermiere anche un automobilista. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Sostituiva le provette di sangue di automobilisti trovati alla guida sotto l'effetto di droga. Responsabile un infermiere cinquantenne in servizio all'ospedale di Giulianova, indagato dagli agenti del distaccamento di polizia stradale di Giulianova nell'ambito dell'operazione Blood Exchange. L'uomo che deve rispondere di corruzione, favoreggiamento e falsità ideologica dietro la consegna di denaro scambiava e ripuliva le provette di sangue di automobilisti sorpresi alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, sostituendole con provette di sangue pulito. Indagato con l'accusa di corruzione anche un automobilista coinvolto nello scambio. All'infermiere è stato imposto l'obbligo di dimora presso il comune di Mociano Sant'Angelo, il divieto di lasciare il suo domicilio dalle 18 alle 7 di mattina e l'obbligo di firma presso la stazione dei carabinieri al mattino e al pomeriggio. Per l'automobilista l'autorità giudiziaria ha imposto invece l'obbligo di dimora presso il comune di residenza di Giulianova. Le misure sono state messe dal GIP del Tribunale di Teramo Giovanni D'Arenzis su richiesta del PM Davide Rosati. Le indagini non sono però concluse, visto che ci sarebbero sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti altri episodi sospetti che sono in corso di approfondimento. Un'indagine molto seria che va inquadrata, come dicevo, in un contesto più ampio. In un contesto più ampio perché la polizia stradale da anni che cerca di rendere più sicura la circolazione e soprattutto dare una possibilità agli utenti che venga garantita la circolazione nella maniera più lineare e sicura possibile. Questa è un'operazione, credo che sia proprio la prima in Italia. La prima in Italia che ha fatto emergere, lo ha detto anche il signor procuratore, dei dati assurdi. È la prima volta che c'è questa situazione, chiamiamola truffaldina, di scambio di provette di sangue in un ospedale. Persone che risultavano positive su strada, alla prova, al prelievo ematico, in realtà le provette poi quando venivano esaminate davano esito negativo. Come siete arrivati ad individuare questo infermiere? Ma attraverso innanzitutto delle conoscenze delle persone che si sapeva essere dei tossicodipendenti. Venivano fermati puntualmente e puntualmente venivano poi fatti tutti i prelievi e su strada e poi come campioni ematici, ma come ho detto la situazione strana è che questi campioni ematici poi risultavano negativi e quindi veniva vanificato tutto il lavoro degli operatori. Comandante, tra l'altro ricordiamo che guidare sotto l'effetto di alcol e soprattutto droghe è pericolosissimo. Ma guardi, più che pericolosissimo è quello che noi dobbiamo assolutamente stroncare con un lavoro sinergico di tutte le forze di polizia, a prescindere dalla polizia stradale, la polizia in generale, l'arma dei carabinieri. E dobbiamo anche essere aiutati dalle istituzioni e dalle organizzazioni locali. E a proposito di questa operazione della Polizia Stradale, c'è un comunicato della ASL firmato dal direttore generale Roberto Fagnano che precisa come non appena ricevuti gli atti formali dalle istituzioni deputate, l'ASL provvederà immediatamente alla sospensione del servizio del dipendente e all'avvio del procedimento disciplinare. Comunque, qualora i fatti corrispondessero al vero, continua la nota. L'azienda sta seriamente valutando la possibilità di licenziare il dipendente per cessazione del rapporto di fiducia. E continuiamo con un'altra notizia di cronaca. Un sito industriale per la produzione di biocombustibile è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. I militari della sezione aerea di Pescara, nell'ambito dei servizi di polizia giudiziaria e di controllo economico del territorio, hanno eseguito un sopralluogo nel corso del quale è emersa una gestione illecita dei rifiuti con produzione abusiva di biocombustibili, pellet e tronchetti di legno. Sequestrati anche 500.000 kg di prodotto confezionato pronto per essere posto in commercio per un valore complessivo di oltre 500.000 euro.
Andiamo avanti con il nostro giornale, adesso voltiamo pagina, ci occupiamo di sisma e ricostruzione, 68 milioni di euro investiti per acquistare alloggi destinati in via prioritaria a risolvere l'emergenza abitativa determinata dal sisma del 2016 e del 2017. L'assegnazione di queste case acquistate dalla Regione Abruzzo avverrà tramite un bando pubblico. Questa mattina la presentazione di tutta l'operazione in Regione Abruzzo. Vediamo insieme il servizio. Sono 427 gli alloggi acquistati dalla Regione Abruzzo per l'emergenza abitativa legata al sisma del 2016 e del 2017. Sono stati spesi poco meno di 68 milioni di euro coperti con fondi della Protezione Civile Nazionale. Si tratta di appartamenti ad uso abitativo mai occupati disponibili in 17 comuni abruzzesi delle quattro province. La procedura è frutto della legge 45 del 2017 che consente, per fronteggiare l'emergenza abitativa e prioritariamente nei comuni del cratere sismico e limitrofi, di acquisire al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica immobili a uso abitativo. L'assegnazione degli alloggi avverrà attraverso un bando che verificherà le condizioni dei richiedenti attraverso criteri previsti dalla Protezione Civile Nazionale. Sono 1.734 in 65 comuni gli alloggi privati dichiarati inagibili in Abruzzo a seguito del sisma, 521 le persone assistite con il contributo di autonoma sistemazione e 1.174 le persone assistite in hotel. Abbiamo raggiunto tre risultati. Il primo risultato è che noi abbiamo aiutato le imprese edili abruzzesi a non andare in fallimento. Alcune di queste, dopo aver costruito, non hanno potuto vendere ed erano in sofferenza economica. Il secondo risultato è che acquisiamo queste casette, case con i requisiti di sicurezza e di piena idoneità, per soddisfare esigenze abitative di famiglie che hanno diritto ad avere una casa in assegnazione temporanea, fino al ripristino delle loro abitazioni danneggiate. Ma la cosa importante è che facciamo questo senza consumare un metro quadrato di suolo in più. Quelle già ci sono e sono invendute. Ma l'altro grande risultato che noi acquisiamo è che andiamo a potenziare significativamente il patrimonio immobiliare della Regione Abruzzo. Ancora ricostruzione, un nuovo provvedimento per accelerare le pratiche al di sotto del milione di euro è quanto annunciato dal sindaco dell'Aquila Biondi in una conferenza stampa per presentare un evento con Amatrice nel borgo laziale. Intanto qualcosa si muove, anche se resta ovviamente tantissimo da fare. Sentiamo insieme il servizio della redazione aquilana. Un nuovo provvedimento da parte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione per accelerare tutte quelle pratiche che hanno un importo netto al di sotto del milione di euro. Lo ha annunciato il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, nel ribadire la necessità di dare una svolta alla ricostruzione. Quella pubblica va abbastanza bene, salvo qualche ombra nel centro storico. Vanno accelerate le frazioni e la ricostruzione privata. Ma per quanto riguarda la nostra città, le cose è una situazione in chiaroscuro, come ho sempre detto, la ricostruzione privata va bene anche se ci sono dei buchi neri che soprattutto nel centro storico dell'Aquila vanno colmati. Nelle frazioni va più a rilento, noi abbiamo cercato di velocizzare intanto con un provvedimento straordinario per la situazione da Ischia e a breve uscirà fuori un nuovo provvedimento da parte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione che cercherà di assicurare maggiore speditezza a tutte quelle pratiche che hanno un importo dei lavori netto inferiore al milione di euro e che sono tante pratiche che potrebbe servire questo provvedimento per rilanciare l'attività edilizia, soprattutto nei centri storici delle frazioni. L'Aquila e Amatrice sono due comunità sorelle, accomunate da un terremoto ma da due modi diversi di ricostruire. Ad Amatrice si poteva fare di più e molto meglio, ammette il vice sindaco, ma qualcosa oggi si muove e non bisogna mai abbassare la guardia. Tante le difficoltà. Però qualcosa si muove, qualcosa si è mosso. Le macerie ora nella parte, diciamo, del centro storico sono iniziate ad essere portate via. Abbiamo già le prime perimetrazioni già approvate. Ora con l'ufficio ricostruzione vedremo, diciamo, anche la fase progettuale, soprattutto le prime case, quelle B, insomma, per far sì che chi possa ritornare alle proprie case, certo. Sì,
è lunga e probabilmente alcune cose potevano anche essere fatte prima, però diciamo che adesso qualcosa si vede, le SAE sono insomma, per la maggior parte finite, ci sono ancora alcune frazioni in cui devono essere completate. Andiamo avanti con forza, come sappiamo fare noi e voi da Montanari, e quindi non demordiamo. Andiamo avanti con il nostro giornale, ci spostiamo a Teramo, giornata ricca di eventi e di visitatori al cimitero comunale di Cartecchio, ovviamente questa due giorni nella giornata di ieri e poi oggi dedicata al culto e al ricordo dei defunti. La riapertura dell'ingresso principale del Camposanto ha facilitato l'affluenza delle persone e ha fatto tirare anche un sospiro di sollievo ai commercianti del luogo. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Un sole caldo ha accolto un discreto numero di visitatori al cimitero di Cartecchio di Teramo per la consueta visita dedicata ai propri morti. Riaperto per la ricorrenza l'ingresso principale del cimitero comunale con una transennatura di sicurezza per le lesioni causate dall'ultimo terremoto, il che ha fatto tirare un respiro di sollievo ai fiorai del luogo dopo il disastro commerciale dello scorso anno. Quest'anno sicuramente rispetto all'anno scorso è andato meglio, perché considerando che un anno fa stavamo praticamente con le braccia conserte e i negozi pieni di fiori perché il cimitero era chiuso e c'erano tutte le problematiche di chi doveva uscire di casa, era veramente da dimenticare. Sicuramente delle persone si sono viste, qualcuno è tornato, si sono impegnati a riaprire alcuni dei padiglioni meno danneggiati. Però i problemi continuano a starci, insomma, non è che possiamo... Quali sono state le critiche che lei ha sentito tra le persone che hanno visitato quest'anno il cimitero di Teramo? Allora, sicuramente tanti stavano male perché avevano le persone care nei padiglioni classificati E e quindi, diciamo, quelli più danneggiati e ancora chiusi. Molti si sono arrabbiati perché magari non riuscivano a ritrovare le tombe dei propri cari. Qualcuno ha contestato il caro fiore, ma quello ci sarà tutti gli anni, anche se noi siamo rimasti fermi con i prezzi a 10 anni fa, sinceramente, quindi anche per noi è difficile, è stato un anno difficile. Per il resto penso che tutti contenti sicuramente non ci saremo mai, noi compresi. All'amministrazione cosa chiedete? Di starci accanto. Sicuramente di starci accanto, perché il nostro periodo difficile non è finito. La giornata al cimitero di Cartecchio è stata ricca di eventi. Alle 10 solenne messa funebre, l'ultima officiata dal vescovo Michele Seccia, in partenza per Lecce, alla presenza del sindaco Brucchi e del prefetto Graziella Patrizi. E poi la struggente rappresentazione curata dal regista Silvio Araclio tra le antiche tombe monumentali. Recita per i giorni di quiete, letture sceniche e musiche per celebrare la vita parlando di morte. La morte è giusta, dice un poeta persiano, alla stessa maestà colpendo il povero e lo sciame. Ma sì, ma perché ti stupisci? Adesso ci spostiamo a Lanciano, ancora vandali nelle scuole della città frentana. Approfittando della chiusura per la festività di Ognissanti, è stata danneggiata la scuola primaria di Marcianese. Questa mattina, alla ripresa delle lezioni, la mara scoperta, con la scuola che resterà chiusa per consentire la pulizia dei locali anche nella giornata di domani. Vediamo. Notte di Halloween da vandali alla scuola primaria di Marcianese a Lanciano, presa di mira ancora una volta dopo l'episodio simile dell'estate scorsa. L'amara sorpresa all'apertura dell'edificio scolastico dopo la festa di Ognissanti. Polvere di estintore sparsa ovunque, nelle aule, tra i banchi, sugli infissi, nei corridoi. Impossibile fare lezione, così i genitori hanno riportato a casa tutti i 126 piccoli alunni. Vacanze forzate anche per un altro giorno, annuncia l'assessore all'istruzione Giacinto Verna al termine del sopralluogo con i tecnici comunali. Il tempo necessario per sanificare gli ambienti, un'operazione che costerà alle casse del comune e proprietario della struttura più di 1 migliaio di euro. I vandali si sono dati da fare anche nel seminterrato, dove ci sono altre aule e la sala mensa. Fortunatamente il centro cottura era chiuso a chiave. Non è stato rubato nulla, conferma l'assessore Verna, solo gesti sconsiderati nei confronti della struttura, che non ha nessun impianto di allarme né di videosorveglianza.
E questo è un gesto che noi come amministrazione comunale, io da assessore alla pubblica istruzione naturalmente, deprechiamo perché hanno fatto sì che oggi la scuola qui a Marcianese sia rimasta chiusa e probabilmente anche nella giornata di domani venerdì, perché dobbiamo effettuare le procedure di pulizia e di sanificazione degli ambienti. Per l'ennesima volta una scuola è stata ferita, per l'ennesima volta quindi ci sono stati gesti inconsulti nei confronti della scuola. Come amministrazione comunale quindi condanniamo fermamente questi gesti. Con una variazione di bilancio che già avevamo messo in conto come pubblica istruzione, faremo in modo che da qui a pochissime, davvero pochissime settimane, forse giorni, riusciremo a mettere in cantiere una serie di operazioni, tra queste quelle dell'acquisto di un sistema di videosorveglianza per alcune scuole di Lanciano che in questi ultimissimi mesi, in quest'ultimissimo anno, hanno subito furti o atti di effrazione. Sciare sul Gran Sasso nella prossima stagione invernale, quella alle porte, costerà di più. La mala sorpresa di ieri, primo giorno utile per sottoscrivere gli abbonamenti, la denuncia del progetto Montagna Safe Gran Sasso, colpa di una gestione scellerata del centro turistico da parte della vecchia amministrazione. Sentiamo. È scellerato l'aumento del costo dell'abbonamento per sciare, lo denuncia l'associazione Safe Gran Sasso. Secondo la nostra analisi, scrivono Campo Imperatore, a causa del nuovo scellerato aumento del costo per la stagionale, tra le stazioni sciistiche prese in analisi ha il punto di pareggio più alto, 17 giornaliere di tutto. La denuncia arriva, come dicevamo, dal progetto Montagna Safe Gran Sasso, un'associazione culturale che da tempo si batte per lo sviluppo del bacino sciistico aquilano, che ha messo a confronto il numero degli ingressi giornalieri delle principali stazioni abruzzesi per valutare quanti ne occorrono a ciascuna per arrivare al punto di pareggio dell'esborso iniziale. Abbiamo sempre pensato che fosse particolarmente scorretto nei confronti dei contribuenti e che generasse malcontento tra i cittadini aquilani il far pagare sempre a quest'ultimi le numerose crisi di liquidità che affrontarono dalla sua nascita al centro turistico, mediante necessarie ricapitalizzazioni al fine di evitare il fallimento della partecipata, dice l'associazione in una nota. Anche in questo caso, analizzata a fondo la situazione, sembrano non esserci particolari soluzioni alternative. Possiamo però sperare, e come associazione siamo sempre disposti a dare in tal senso tutto l'aiuto necessario, che con l'attuale stato di gestione straordinaria si cominciano ad affrontare senza logiche partitiche di spartizione e convenienza le numerose problematiche in un'ottica di immediato rilancio della stazione, con i mezzi già a disposizione, al fine di invertire il trend negativo e tornare a creare utile ed esercizio. Non è impossibile, come tendenzialmente si crede a causa della scarsa reputazione che negli anni ha contraddistinto il centro turistico in termini di profitto. Certo è che quando ti trovi di fronte a determinate novità che ci ha lasciato la precedente gestione, diventa tutto più difficile. Vediamo di cosa si tratta, scrive Safe Gran Sasso. Da ieri, primo di novembre, chiunque voglia sottoscrivere un abbonamento stagionale per la stazione sciistica di Campo Imperatore si troverà di fronte a un aumento complessivo rispetto a ieri di 130 euro. Il costo di sottoscrizione intero quindi passa da 240 a 370 euro. Una scadenza non allineata con altre stazioni sciistiche e più in generale una scelta fuori da ogni logica imprenditoriale. Una scelta scellerata, continua l'associazione, figlia di una gestione altrettanto imbarazzante, per la quale i revisori dei conti della partecipata hanno espresso plurimi dubbi che abbiano avuto tutti la possibilità di leggere ultimamente. Bisogna porre rimedio a quest'ultimo regalo ereditato dalla precedente amministrazione e bisogna farlo immediatamente, concludono, prima che i potenziali clienti perdano definitivamente il desiderio di non abbandonare la propria montagna. E adesso apriamo la pagina dello sport. Partiamo ovviamente dal calcio di Serie B. Sarà il debuttante Giulia di Olbia a dirigere il big match della 13ª giornata di Serie B fra Pescara e Palermo, in programma domani sera allo stadio Adriatico Cornacchia. Assistenti Rossi di Rovigo e Raspollini di Livorno. In casa Pescara non convocato Koulibaly, oltre ai vari Campagnaro, Proietti e Latte Latte. Nella conferenza stampa prepartita di questa mattina l'allenatore biancazzurro Zeman ha parlato dei rosanero di Tedino e delle ultime gare decisamente negative della sua squadra. Sentiamo il resoconto di Andrea Costantini.
Come sta il Pescara alla vigilia dell'anticipo di lusso di domani sera contro il Palermo? Zeman va ancora controcorrente e si dice non preoccupato di quello che sta vedendo. Anzi, nelle ultime due partite, due sconfitte, ci sono stati dei miglioramenti. No, io non sono affatto preoccupato. Io penso che dobbiamo migliorare. Ho detto che dobbiamo migliorare nella velocità di azione, di giocare più verticale. Poi la squadra per me ha giocato molto, ha fatto sette occasioni da gol e non ne ha fatte. Poi purtroppo in fase difensiva c'è sempre qualcuno che sbaglia e poi si paga. Le ultime due partite, che poi corrispondono a due sconfitte, sono stati giocati molto meglio rispetto a quelle che abbiamo vinto. Il clima nel corso della seduta di rifinitura all'apparenza era sereno, c'è comunque la giusta concentrazione, all'Adriatico Cornacchia arriverà il Palermo, Zeman parla così di Zamparini e di quella che definisce casa sua, appunto Palermo. Lui ha fatto tante cose buone perché tanti giocatori che ha portato lui giocano a livello mondiale oggi, non è che ha sbagliato sempre. Per me a parte Palermo Palermo è casa mia, ho lavorato 9 anni nella società Palermo, e c'ho la moglie di Palermo, c'ho 2 figli che sono nati a Palermo, e l'antistadio è intitolato a mio zio, quindi sono a casa lì. Sul fronte formazione Zeman come sempre non si sbilancia, però quello che abbiamo percepito ci sono possibilità che Elisalde possa debuttare dal primo minuto al centro della difesa al fianco di uno tra Coda e Bovo. In attacco tornerà Capone al posto di Benali e poi ballottaggio tra Ganz e Pettinari. Sono in aumento le percentuali di Ganz, per lui sarebbe la prima volta dal primo minuto. Zeman dice: io la formazione base ce l'ho in mente, e spiega perché non ancora si è visto questo 11 di riferimento. Io penso che quando si fa una squadra, quando arrivano i giocatori, poi se arrivano 42 è difficile, però perché siamo, uno si fa immagine su che cosa vorrebbe fare, chi potrebbe servire in un ruolo, chi in un altro, e io ce l'ho 11 che vorrei fare giocare. Dipende poi è da loro come apprendono il gioco che chiedo a loro e dallo stato fisico. Adesso apriamo l'ampia pagina di Serie D perché ieri si è giocato il turno infrasettimanale nella festività di Ognissanti. Andiamo a vedere la partita di cartello di ieri, il derby fra Francavilla ed Avezzano, terminato 1-1 allo stadio Valle Anzuca, tutto in pochi minuti alla rete giallorossa di Palumbo, risponde per i marsicani Dos Santos. Vediamo insieme il servizio. Termina in parità l'atteso derby di giornata del girone F giocato al Valle Anzuca in un pomeriggio tiepido e soleggiato in uno stadio presidiato in gran numero dalle forze dell'ordine. In arrivo all'Adriatico nella sfida fra le due formazioni più in forma del girone F e in un match sentitissimo dalle due tifoserie, tra Francavilla e Avezzano non sono mancati gli ingredienti classici di quello che a tutti gli effetti è un derby. Alla fine non ci sono stati né vinti né vincitori, con il pareggio che ha ben fotografato la gara. Agli ordini di Barberio di Campobasso si comincia di fronte a 500 spettatori con un centinaio di sostenitori ospiti. Al quarto minuto Francavilla pericoloso con l'avezzanese Doc Miciche che chiama alla parata centrale Federico Fanti. La risposta ospite è affidata all'11° a Dos Santos che dalla distanza sfiora il montante della porta difesa da Spacca. Gara tirata ed equilibrata con le due squadre attente soprattutto a non scoprirsi. Avezzano ancora più pericoloso 2 minuti dopo con un tiro violentissimo di Pellecchia che chiama alla respinta difettosa Spacca, con la palla che poi termina sui piedi di Dos Santos che fallisce il tap-in vincente scaricando sull'esterno della rete. La gara si mantiene molto equilibrata e anche godibile e al 17° c'è un sospetto tocco con la mano in area avezzanese di Menna, probabilmente involontario, e con il signor Barberio di Campobasso che lascia proseguire fra le proteste vibranti dei padroni di casa. Poi ancora
ancora equilibrio rotto al 35esimo dal vantaggio del Francavilla griffato da Palumbo, che con un tiro violento e di precisione chirurgica batte imparabilmente l'estremo marsicano, facendo esplodere la gioia dei tifosi di casa, che dura però lo spazio di 5 minuti, visto che al 40esimo a Palumbo risponde Dos Santos, anche in questo caso con un gran gol che rimette il match in perfetta parità. Per l'ex giocatore del Giulianova c'è sotto la curva nord l'abbraccio dei propri tifosi. Nella ripresa si riparte con gli stessi 22 di inizio gara e in un match sempre piuttosto equilibrato. Al sesto il primo acuto è dei padroni di casa con un cross di Fiore per Youssef, che colpisce bene di testa, indirizzando la sfera però al lato, anche se di poco. Giampaolo all'ottavo effettua un doppio cambio, richiamando in panchina Pellecchi e Lombardo e mandando sul terreno di gioco Acaturlo e Tariuk. Al decimo Avezzano pericoloso con Spacca, che salva quasi alla disperata su Dos Santos. Al dodicesimo locali pericolosissimi con Michi, che chiama al salvataggio in calcio d'angolo il portiere della formazione marsicana. Al ventunesimo primo cambio del Francavilla con Dipinto in campo al posto di Mele. Al venticinquesimo il tecnico degli adriatici Iervese manda poi sul terreno di gioco anche l'attaccante Galli per Zerbo. In campo non ci sono grandissime emozioni, anche se al trentaduesimo c'è però un lampo ospite con il palo clamoroso colpito da Deramo. Ancora più clamorosa poi al trentaquattresimo è l'occasione che capita invece sui piedi di Fiore, che in una sorta di rigore in movimento su perfetto cross di Dipinto fallisce la più ghiotta delle occasioni per regalare alla sua squadra il 2-1. Nell'Avezzano intanto Giampaolo getta nella mischia al 35esimo Branicchi per un esausto Dos Santos. Poi minuti finali di gara che vedono ancora qualche emozione, come al 38esimo quando Besana si fa metà campo prima di concludere centralmente fra le braccia di Federico Fanti. Alla fine termina in parità 1-1 il derby tra Francavilla ed Avezzano, con le squadre già proiettate alle gare di domenica prossima, e per l'Avezzano soprattutto ci sarà un derby da non fallire contro l'Aquila al Dei Marsi. Continuiamo con la Serie D, sesto risultato utile consecutivo per la Vastese, che però dopo 5 vittorie a Monte San Giusto deve accontentarsi del pareggio contro la San Giustese. Aragonesi che salgono a 20 punti e diventano la terza forza del campionato. Sentiamo. Si interrompe la serie di 5 vittorie consecutive della Vastese, bloccata sull'1-1 dalla San Giustese al Villa San Filippo. Un buon inizio e fine partita non sono bastati alla squadra di Colavitto, che qualcosa ha concesso a cavallo dei due tempi ai marchigiani, che si confermano squadra tignosa al punto giusto. Vastese con una sola novità rispetto all'11 che ha battuto i nerostellati, c'è Iarocci al posto dell'indisponibile Iodice. Una novità anche nella San Giustese rispetto alla squadra che ha espugnato il Carotti di Iesi, c'è Patrizi al posto di Perfetti, assenti Camillo Lucci e Antenucci. La Vastese parte bene con la voglia di imprimere il proprio ritmo, difesa alta e pressing, e proprio dalla pressione nasce il primo tiro di Cristaldi, bloccato da Chiodini al decimo. Un minuto dopo il gol del vantaggio della Vastese, grande merito e dell'invenzione di Nicola Fiore. Al resto pensa a Leonetti, tocco di giustezza sull'uscita di Chiodini, sesto gol personale in campionato e festa grande con i 50 tifosi aragonesi occorsi al Villa San Filippo. La San Giustese fa fatica contro la Vastese in controllo, ma poco cattiva nello sfruttare il momento propizio, così l'11 di Colavitto ci prova dalla distanza con Stivaletta al 25esimo e con Fiore prima della mezz'ora. La squadra di Senigallesi entra in gara nell'ultimo quarto d'ora, lo spunto di Laringe crea il panico in area biancorossa, batte e ribatti, alla fine sbroglia Iarocci in angolo. Sul successivo corner di Moretti rompe Scognamiglio, ma Camerlengo blocca in due tempi. Al 41esimo il pareggio della San Giustese, punizione di Moccia, la palla è lenta, Viscardi sembra sottovalutarla, ma alle sue spalle sbuca sempre lui, Scognamiglio, piattone sporco con la sfera che schizza a terra, si impenna, scavalca Camerlengo, terzo gol per il medianone marchigiano. La Vastese accusa il colpo e in parte si disunisce. Nella ripresa Scognamiglio prova ancora dalla distanza al secondo, ma è al decimo che la Vastese trema, Moccia per l'inserimento di Prosmans, cross basso per Chedira che in estirata fallisce il bersaglio grosso, girandola dei cambi nella quale finisce anche Fiore, rilevato al sedicesimo da Bittaie. Al ventesimo il tiro cross di Amelio finisce in fondo al sacco, ma il gol è annullato per la posizione attiva di fuori gioco di Viscardi, che allarga le gambe per far passare il pallone. Vastese senza la compattezza del primo tempo, Bagallini rileva Cristaldi e Colavitto passa al 5-3-2. La mossa all'apparenza difensiva dà il là ad un finale dove la Vastese crea presupposti per il nuovo vantaggio. 32esimo De Feo per Leonetti, che sbaglia davanti a Chiodini, poi Stivaletta si carica la squadra sulle spalle, tiro centrale al 42esimo, quindi al 44esimo galoppata sontuosa per lo stesso Stivaletta, che salta tutti come Berilli ad ampie falcate, entra in area e calcia, ma Patrizi salva sulla
sulla linea e su questa azione cala il sipario su una gara che lascia alla Vastese una punta di rammarico. Andiamo a vedere anche la partita fra Pineto e Nero Stellati, che è l'altro derby di giornata. Il Pineto ha regolato con un netto 3-0 il Nero Stellati Pratola, che si conferma fanalino di coda del torneo. Roberta Di Sante. Il turno infrasettimanale sorride al Pineto, che spugna il Barbati di Pescina giudicandosi il derby contro i Nerostellati, ma a dispetto del netto 3-0 finale, portare a casa i tre punti per Pomante e compagni è stato tutt'altro che facile. Cambio di modulo per mister Di Marzio, che vara il 3-5-2 con un folto centrocampo a sostegno delle due punte Conè e Isotti. Nel 4-2-3-1 di Amaulo invece, rispetto alla vittoria contro il Fabriano, torna Ciarcelluti sulla destra dal primo minuto e in mediana parte Esposito in coppia con Zane. A dispetto della posizione di classifica, i pratolani approcciano meglio la partita e al nono vanno alla conclusione con Pacella. Il Pineto appare disorientato ed esattamente come domenica scorsa non riesce ad approcciare con la necessaria convinzione la gara, soffrendo l'aggressività dei nerostellati a centrocampo e non riuscendo a costruire gioco. Sono dunque i pratolani a sfiorare il vantaggio. L'occasione più clamorosa dei primi 45 minuti capita al minuto 33 sui piedi di Isotti, che riceve da Conè e da ottima posizione spedisce incredibilmente fuori. Tre minuti più tardi è invece del Gizzi a provare la girata senza fortuna. Il Pineto è riconoscibile ed i pratolani continuano ad insistere. Nel finale è Conè a rubare palla sulla destra e andare sul fondo, ma da posizione defilata calcia oltre la traversa. A centro area c'era tutto solo la corrente Pacella. La prima frazione termina così, sullo 0-0. La strigliata di Amaulo ai suoi nello spogliatoio però deve aver fatto bene i biancazzurri ospiti, che in avvio di ripresa appaiono più reattivi e al nono vanno in gol con Esposito, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Ci vuole un episodio per sbloccare la partita. Al quarto d'ora Valente trattiene per la maglia Pezzotti in area di rigore e l'arbitro lancianese Giorgio Di Cicco assegna la massima punizione in favore del Pineto. Lo stesso Pezzotti dal dischetto supera l'ex parente, che intuisce ma non ci arriva. Passano tre minuti e ancora Pezzotti prova a legittimare il vantaggio, ma il doppio legno dice no all'estremo biancazzurro. I nerostellati provano a reagire al 22esimo con una conclusione di Conè, che però trova pronta la risposta di Mazzocchi. Gli ospiti in questo frangente della partita guadagnano campo e al 25esimo, sugli sviluppi del corner battuto da Bisegna, arriva il 2-0 firmato da Pomante, il più veloce a impattare di testa e insaccare all'angolino. I locali accusano il colpo, il Pineto prende definitivamente in mano la partita e al 35esimo fa il tris, che porta la firma del neo entrato Farias, che scarta difensore e portiere, piazza il diagonale che chiude di fatto la gara. Secondo gol in due partite per l'argentino entrato in campo da 5 minuti. Nel finale Mazzocchetti dice no a Conè, negando ai pratolani il gol della bandiera. Matura così il sesto risultato utile per il Pineto, la seconda vittoria consecutiva in vista del derby di domenica prossima contro il Francavilla, mentre restano fanalino di coda a soli due punti nerostellati, che domenica dovranno vedersela con la Vis Pesaro. È tutto per questa prima edizione del TG6, io vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19:23. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona giornata.